Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una mia personale opinione. Diciamo un'opinione, un'idea, una cosa che mi è venuta in mente osservando certi canali di certe persone che fanno gli YouTuber. Io faccio il full timer, lo sapete. Mi piace parlare di tante cose, non mi piace solo parlare di camper, perché uno che vive in camper non è che dorme, che ne so io, con il tubo del gas che deve cambiare sotto il cuscino, oppure con il tubetto di silicone perché devo finire quella siliconatura o altro. Vivere in camper è vivere normalmente. Solo che hai una casa mobile piccolissima su ruote dove non paghi affitto, non paghi luce e non paghi un sacco di altre cose. Spese di condominio per chi sta in condominio, altre cose. Per il più delle volte te la fai te la manutenzione. Dopo questa piccola premessa, vi vorrei parlare di quelli che comprano gli iscritti. Dal mio punto di vista, le persone che comprano gli iscritti sono persone che danneggiano volutamente il loro canale. Perché? Per diversi motivi. Il primo è che la gente non è stupida. Che tu sia un utente onesto, tranquillo, che non insulta, educato, che tu sia un hater, che tu sia una persona passata per caso, che comunque trova un interesse per il canale che sta guardando. Se magari vede, che ne so io, ho visto gente che ha 10.000 iscritti e ha 1 milione di visualizzazioni. Per me non ci sta. Perché? È vero che se andiamo a guardare il mese che è appena passato, agosto, è un mese dove la gente giustamente va in vacanza, giustamente ha le ferie e magari se non ha la possibilità di andare in vacanza si rilassa. È vero questo che ad agosto le visualizzazioni calano, ma è anche vero che la gente fa due conti. La gente va a vedere quanti iscritti hai, 100 iscritti, 1000 iscritti, 10.000 iscritti. Ah, uno che ha 10.000 iscritti avrà qualche milionata di visualizzazioni, se no non fa scopa. Se no non fa scopa, a meno che non parli di persone depresse. Con rispetto parlando per le persone depresse, a meno che non parli di argomenti che non interessano a nessuno, quindi non hai visualizzazioni, secondo la mia personale opinione, una persona che ha tot iscritti e non ha visualizzazioni, presumo che li abbia comprati. Questo è semplicemente un pensiero che voglio condividere con voi, perché sono successe delle cose che un pochino, vabbè, dici, mi passa, un pochino dici, vabbè, mi dà fastidio, ma che me ne frega. Una volta me la prendevo, no? Vi ricordate quando mi arrabbiavo, quella famosa live che poi ho cancellato perché ho detto, no, quella live non deve stare lì, canale mio, giustamente, e voglio farlo andare come meglio credo, come si deve. E poi con la violenza non vai da nessuna parte. Ho sbagliato, ho cancellato quella live. Tutti fanno errori, no? Tutti li fanno. Però una cosa la so. Io so che non mi sono mai fatto un iscritto da solo, mai. E non ho mai comprato decine o centinaia di iscritti, mai. Lo potete vedere facendo il rapporto di me con altra gente che ha il canale, magari anche da molto più tempo di me. In questo modo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che voglio rivolgermi a tutti quanti voi, amici di Camper Job. Voglio rivolgermi a tutte le persone che comunque vengono a spammarsi e non gliene do più la possibilità perché li ho bloccati, perché adesso mi sono rotto le scatole. Adesso rispetto. Chi vuole venire qua dentro rispetto. Perché io rispetto gli altri, non vado a spammarmi sugli altri canali. Per fortuna, per bravura, siete voi a dirlo. Non ne ho bisogno. Grazie, va bene. Sarò fortunato, sarò bravo, può darsi. Però
Mi sto sbattendo tanto, sto imparando Adobe Premiere, che è molto difficile, molto difficile. E sto cercando di dare un prodotto sempre migliore a quelli che sono gli amici del canale. Mi rivolgo a chi ha voglia di ascoltare. È inutile avere tanti iscritti, avere 10.000 iscritti, se poi le tue visualizzazioni sono 400.000, 500.000 visualizzazioni in 6-7 anni, quello che sia. È inutile. Dal mio punto di vista è molto meglio avere 1.000 iscritti e avere 100.000 visualizzazioni che averne 10.000 e averne 400.000 di visualizzazioni. Perché vuol dire che qualcosa non torna. E non è che se ne accorgono solo gli utenti, lo sa anche YouTube. Ciao ragazzi, buona giornata.